al Salone Nautico di Cannes le imbarcazioni sono sempre più grandi. Siamo con Naval Tecnosud che ci racconta come si colloca in questo nuovo mercato. Diciamo che questa è la nostra giusta collocazione, perché negli ultimi anni la taglia delle barche è aumentata notevolmente e noi ci siamo adeguati a queste nuove, diciamo, richieste, tant'è che ormai mentre per le piccole barche e le medie barche realizziamo sempre i nostri standard, che comunque vanno benissimo, per le grandi barche, per i mega yacht, le grandi barche a vela, studiamo sempre nuove soluzioni. Ma quali sono i prodotti che tirano di più? Negli ultimi tempi abbiamo realizzato delle cabine per lo stoccaggio invernale. Anche queste grandi barche, quando le tirano a secco, gli armatori preferiscono tenerle al coperto. Quindi stiamo realizzando mega cabine per lo stoccaggio invernale di queste imbarcazioni. Un altro articolo che sta andando molto sono le scaffalature. Queste rastrelliere del tipo americano, cioè di posizionare a più livelli le barche, per quei cantieri che hanno piccole barche, medie barche, non hanno più spazio dove collocarle. Quindi in altezza riusciamo a sfruttare meglio queste loro esigenze. E poi tutta la nostra produzione di bilancini, di carrelli, di tanti, noi riusciamo a soddisfare un po' tutte le richieste dei cantieri. Ecco, io so che voi non siete presenti solo a Cannes, ma anche in altre fiere internazionali. Allora, noi le fiere internazionali quasi le facciamo tutte, o personalmente con me, che giro e mi piace avere un contatto diretto con il cliente, o con i nostri rappresentanti. Siamo rappresentati in quasi tutto il mondo. Per esempio in Australia abbiamo un rappresentante che lavora moltissimo e facciamo una fiera lì. A Singapore abbiamo un rappresentante che ci fa la fiera lì. In Europa le facciamo tutte noi. In America mi fa piacere andare, perché anche in America, in Florida, è aumentata la taglia delle barche. Prima ce n'erano tante piccole e medie, ora ce ne sono anche tante grandi. E quindi il nostro prodotto regge bene la concorrenza con le aziende americane che non si sono adeguate a questa evoluzione delle barche.